Buongiorno, penso allora parto io. Sono stati, devo dire, ringrazio. I saluti istituzionali di solito sono lunghi e faticosi, spesso anche noiosi, per cui ringrazio invece 5 ospiti, stati bravissimi, stati puntuali e avete sicuramente anche ovviamente dato il frame, la cornice delle due tavole che si susseguiranno oggi. Abbiamo un ospite speciale di queste tavole rotonde con noi che è già stato ospite in un ciclo di incontri che abbiamo fatto lo scorso anno proprio sul tema dell'innovazione, anche questo in questo caso assieme al Sistema Moda Italia e era presente anche Unicredit che sosteneva quel progetto, che è Simone Cipriani. Simone Cipriani ha inventato un personaggio, è un amico, per cui insomma faccio sempre fatica a presentare gli amici, ma in questo caso è un amico abbastanza extraordinario per quello che ha costruito, per la modalità con cui ha costruito un sistema che ha affrontato molti anni fa, decenni di anni fa, ha affrontato il tema della sostenibilità. Oggi è a capo, Simone, è a capo dell'Ethical Fashion Initiative, che è un'agenzia delle Nazioni Unite, nata più di 10 anni fa con l'intento di in qualche modo superare il tema della sostenibilità che noi viviamo in modo classico, che è quella del prodotto, ma entrare già in una nuova sostenibilità, ancora più di 10 anni fa, che è una sostenibilità molto più articolata, che è la sostenibilità sociale, culturale, ambientale, se vogliamo geografica, cioè un cambio di latitudine. Oggi Simone è anche il segretario generale della UN Fashion Alliance, che raggruppa tutte le agenzie delle Nazioni Unite che si occupano dell'ambito fashion, strettamente collegato però ai temi ovviamente del lavoro, come delle crisi politiche e ambientali. Per cui lascerei la parola a Simone, che sicuramente è molto impegnato, è con noi e ci chiama da Ouagadougou. Ha avuto la fortuna, stamattina ha avuto il consiglio di amministrazione delle società che vengono gestite assieme alle Nazioni Unite, create grazie alle Nazioni Unite, ai laboratori tra cui Cabes, a cui ci parla, proprio un'altra latitudine, ma con Simone abbiamo portato avanti, chiudo, un progetto che collega in modo molto stretto questo territorio, cioè l'Italia, con i temi della sostenibilità, vedendo proprio nell'Italia il paese centrale, perché l'Italia è il paese che raggruppa tutta la filiera, tutta la complessità della filiera. E per cui, assieme alle Nazioni Unite, la Camera Nazionale della Moda, abbiamo lanciato un progetto che vedrete il prossimo anno online a settembre 2022, legato a un award, legato alla sostenibilità, ma soprattutto non è tanto un award, ma è un percorso fatto anche con l'Unione Europea che impatterà in modo decisivo sui temi della sostenibilità allargata, però appunto partendo proprio dall'Italia come luogo di ripartenza sofisticata su un tema appunto centrale per il prossimo futuro. La parola a Simone Cipriani, che introduce questi doppio seminario. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti da Ouagadougou in Burkina Faso. Qui è molto caldo, ma si lavora ugualmente tantissimo. Come Cristiano ha già detto, quello che facciamo, noi siamo un programma delle Nazioni Unite che diversi anni fa si mise in testa di affrontare il problema della sostenibilità nella filiera della moda, creando un'intera filiera, un'intera value chain, un'intera filiera di valore. Un'intera filiera di valore che è fatta da una catena di fornitura. Noi siamo con artigiane, soprattutto artigiane e artigiani che vivono in condizioni di marginalità, siamo fornitori delle maggiori case di moda del mondo e in questo lavoriamo in paesi affetti da povertà estrema, ma anche da conflitto, da situazioni molto difficili. Lavoriamo in Afghanistan, lavoriamo nel Sahel occidentale, in Mali, in Burkina Faso, in Benin, in Niger, lavoriamo in Congo, lavoriamo in Uganda, lavoriamo in Kenya e così via. Facciamo i fornitori, cioè in tutti questi paesi noi gestiamo un'intera catena di fornitura attraverso le imprese sociali che abbiamo creato e che coordinano il lavoro di tutte le artigiane, le migliaia di artigiane che lavorano qui. Però non facciamo solo questo, gestiamo anche un acceleratore per i nuovi business, per i business emergenti nel campo della moda e quindi per giovani designer, per giovani stilisti. Scusate, ma il video funziona, mi vedete?
Mi sentite? Sì, Cristiano, anche vediamo. Perfetto, perfetto. Sentiamo perfettamente. Dunque, ecco. Dicevo che gestiamo anche un acceleratore per i giovani stilisti di questi paesi, per le giovani stiliste, e poi gestiamo un venture lab per le cose più innovative, con maggiore impatto ambientale. Stiamo anche mettendo su un piccolo fondo di investimento di impatto per sostenere tutte queste attività una volta che ce ne andiamo noi con investimento privato. Ecco, noi siamo partiti dal creare valore attraverso proprio la produzione, la creazione, e così ci siamo chiesti: ma che cos'è creare valore? Che cos'è il valore? Anche prima nell'introduzione parlavate di valore. Beh, il valore è una funzione del capitale che si impiega, e allora c'è il valore economico, che è una funzione del capitale finanziario, ma ci sono poi anche degli altri valori che sono funzione del capitale sociale e del capitale ambientale che si impiega. Perché vedete, questa industria impiega capitale finanziario, e lì ci abbiamo tutti gli strumenti per valutare i ritorni, per valutare la redditività di questo capitale, eccetera, eccetera. Ma impiega anche tanto capitale sociale e tanto capitale ambientale, e lo impiega attraverso le pratiche di lavoro che mette in campo, perché il lavoro è un investimento in capitale umano, le reti di lavoro che si creano sono capitale sociale, la formazione è un investimento in capitale umano, e poi il capitale ambientale, perché si usano le risorse naturali, perché si lavora anche su tutta la parte di emissioni, e quindi si ha anche un impatto. Questo vuol dire che tante volte l'utilizzo di queste due forme di capitale produce delle perdite, ma le perdite stanno ai proprietari del capitale sociale e ambientale, cioè alla società e al pianeta, e sono loro gli stakeholders di queste due forme di capitale, mentre i guadagni di tutto questo vanno solamente a chi investe il capitale finanziario e il capitale economico. Quindi bisogna essere sicuri, per essere sostenibili, di non generare queste perdite per società e pianeta nell'utilizzo del capitale sociale e del capitale ambientale, ma anzi di generare delle nuove forme di valore che vanno ad aggiungersi al valore economico dovuto all'impiego del capitale economico, del capitale finanziario. E allora come fare per esserne sicuri? Come diceva Cristiano, insieme alla Camera della Moda, che raggruppa tutti i maggiori brand italiani, cioè la maggior parte dei brand di punta del settore della moda nel mondo, tra l'altro brand che appartengono a gruppi internazionali, a gruppi francesi, a gruppi americani, ci siamo messi in testa di creare due macro strumenti, uno basati su una disciplina di ESG, ESG Environmental, Social and Governance. Questi due strumenti sono uno strumento di due diligence on ESG. Due diligence serve per evitare rischi, cioè per evitare perdite nell'uso di queste forme di capitale, del capitale sociale, del capitale ambientale. E poi abbiamo un macro tool che è relativo a ESG, Corporate Sustainability Reporting. Come fare il rapporto di fine anno sulle pratiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance dell'azienda, il Sustainability Report. Perché questo? Perché con questa forma di reporting facciamo reporting sul valore che abbiamo creato. Quindi primo tool per evitare le perdite, per evitare i rischi dovuti alle perdite generate da scorretti usi di capitale sociale e ambientale. Il secondo, un rapporto per rapportare, per dire cosa ha fatto l'azienda in termini di sostenibilità e quale valore ha creato in termini di sostenibilità. Guardate, una piccolissima digressione. Il discorso del valore è importante. Noi sappiamo che sul valore a fine anno, a inizio dell'anno nuovo, produciamo i bilanci, produciamo i rapporti finanziari, bilancio, conto profitti e perdite, la nota integrativa, il cash flow, eccetera, eccetera. Ma diventa sempre più importante produrre insieme a questi anche un rapporto di sostenibilità. Cioè ci si sta orientando nel mondo verso un orizzonte in cui si fa un rapporto sull'uso del capitale finanziario e si fa un rapporto sull'uso del capitale sociale e ambientale. Considerate che le agenzie di rating come Fitch, come Standard & Poor's, come Moody's si sono attrezzate con strumenti per valutare
ESG reporting, cioè per valutare il valore creato o non creato attraverso l'uso di capitale ambientale e capitale sociale. Questo è importantissimo per gli investitori che sempre di più vogliono sapere, beh, qual è il ritorno economico, ma qual è anche il ritorno d'impatto. E poi è importante per i consumatori, per conoscere la realtà e per la società nel suo insieme, per tutti gli stakeholder dell'industria. È importante anche per un'altra ragione, per conseguire un po' di coerenza nelle forme di reporting, di comunicazione delle pratiche di sostenibilità. Voi sapete che oggi sulla sostenibilità si comunica di tutto, ma c'è anche tanta confusione. Vi do un esempio, climate neutral, lo dicono quelli che fanno carbon offsetting e quelli che fanno carbon insetting, che sono due cose completamente diverse. E tutti e due però dicono climate neutral, quindi anche i claims in termini di sostenibilità, questo lavoro tende a cercare di creare un terreno comune sul quale tutti comunichiamo nella stessa maniera. Guardate che noi questo lavoro lo facciamo come IFI, il nostro programma, ma anche, come ha giustamente detto Cristiano, con la UN Alliance for Sustainable Fashion, nella quale ci abbiamo l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'implementazione degli accordi di Parigi, UNFCCC, ci abbiamo l'Agenzia del Lavoro Internazionale. Sapete che la ILO, la International Labour Organization, venne creata nel 1919 e sapete con quale scopo? Giustizia sociale. Giustizia sociale venne creata per questo. Ecco, questo è il lavoro che facciamo e questo è il contributo che portiamo oggi. Lavorare per riuscire a creare valore dall'impiego che facciamo di capitale sociale e di capitale ambientale. Nel nostro reporting system abbiamo individuato per capture, per catturare, per mostrare bene questo genere di valore, abbiamo inserito 283 indicatori quantitativi e li stiamo esaminando con tutti i maggiori brand della moda italiana grazie alla collaborazione con la Camera della Moda. Ora Cristiano Seganfreddo non vi ha detto che questa collaborazione con la Camera della Moda c'è grazie a lui, perché è lui che ci ha messo in condizione di farla e ne abbiamo parlato la prima volta quando Cristiano Seganfreddo venne con me qui in Burkina ormai quasi 3 anni fa e si impegnò nel nostro lavoro sul tessile. Il cambiamento è possibile, una moda sostenibile è possibile, c'è tanto da fare, il modo di lavorare è quello di essere sicuri di generare valore dall'impiego del capitale sociale e del capitale ambientale, cosicché queste due forme di valore si uniscono al valore economico e contribuiscono al valore per tutti, per l'industria, per gli investitori, per la società. Grazie mille, non so se rimarrò con voi perché qui è caldo e io mi devo spostare da un'altra parte. Grazie, grazie davvero a Simone. Se vedete, Simone è stato capace di cambiare il mondo anche per l'energia positiva che mette nelle cose, per cui il cambiamento passa anche per l'energia e non semplicemente per... Cristiano passa anche dall'espresso, perché in tutti i posti dove lavoriamo, dal Burkina al Mali all'Afghanistan, essendo italiano c'è un espresso. Beh, per cui una combina di caffeina e energia umana sicuramente sono alla base del cambiamento, e sono sicuro che tutte le narrazioni, tutti gli incontri che abbiamo oggi ci riporteranno proprio questa dimensione. Io conosco molti degli interlocutori delle prossime tavole rotonde e tutte hanno proprio questo fil rouge, che quello che fanno, quello dicono, è parte di, non è parte semplicemente del greenwashing o della necessità di comunicare, ma fa parte di un atteggiamento strutturale. Per cui che quello che penso, come ci ricordava Simone, deve essere, come dire, un mantra continuo per un nuovo modo di pensare la società e di conseguenza anche l'economia, per la creazione di valore. E non è, il valore poi non è semplicemente collegato all'IBAN, ma è un aggregato molto più articolato di sociale.